Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questi fiori di lavanda. Li potete utilizzare per decorare i pacchetti regalo, come bomboniere, come segnaposti, come spille oppure come farò io per decorare il manico della borsa. Per tutte le tecniche, che comunque vi spiego durante il video, trovate qui sotto nell'info box tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarle. Per iniziare abbiamo bisogno del filato, io ho scelto questo che è l'Iggy della Tessiland, è composto dal 100% in cotone e in 50 grammi ci sono circa 125 metri. Qui consigliano i ferri dal 3 al 3,5, però come succede anche per gli amigurumi abbiamo bisogno di una tensione piuttosto stretta, per cui io utilizzerò i ferri a doppia punta numero 2, in alternativa potete anche utilizzare dei ferri circolari. Poi ci servirà un ago da maglia e delle forbicine, ma adesso iniziamo con le spiegazioni. Con il colore che avete scelto per il fiore, lasciando una codina piuttosto lunga per la cucitura, andiamo ad avviare 3 maglie. Non è importante il metodo con cui le avviate, io lo farò con il metodo long tail, quindi 2 e 3. Comunque vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Nel primo ferro lavoriamo così, una maglia a dritto normalmente e un aumento lavorando la maglia seguente 2 volte, prima davanti normalmente, poi senza farla cadere dal ferro la riprendo da dietro come se fosse un dritto ritorto e la rilavoro. Quindi vedete, abbiamo fatto un aumento e l'ultima maglia a dritto normalmente. Nel secondo ferro e in tutti i ferri pari andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Nel terzo ferro lavoriamo una maglia a dritto normalmente, una maglia lavorata 2 volte, quindi sia davanti che dietro. Ancora una maglia lavorata 2 volte, quindi davanti e dietro, e poi una maglia a dritto normalmente. Nel quinto ferro inizia la sequenza, che comunque è solo di 2 ferri, e si lavora una maglia a dritto normalmente. Poi si avviano 3 maglie a nuovo lavorandole a dritto. E si fa così, si lavora un dritto, non si fa cadere la maglia del ferro di sinistra, ma anzi si riporta la maglia che abbiamo appena lavorato sul ferro da destra a sinistra. Poi ancora sull'ultima maglia che abbiamo appena riportato si lavora un dritto e lo si riporta. E ancora un dritto e lo si riporta. Quindi in totale ho avviato 3 maglie. Adesso devo chiudere queste 3 maglie, chiudendole normalmente con la cavallata. Quindi lavoro la prima maglia, lavoro la seconda maglia e accavallo. Quindi ho chiuso una maglia, lavoro e a cavallo e ho chiuso 2 maglie, lavoro e a cavallo e ho chiuso 3 maglie. Ancora ripeto, avvio 3 maglie sempre nella stessa maniera, quindi è come se lavorassi a dritto, solo che anziché far cadere dal ferro di sinistra la maglia, riporto la maglia del ferro di destra appena lavorata sul ferro di sinistra. Quindi 1, 2 3. Queste 3 maglie adesso le devo chiudere, quindi ne lavoro 2 a dritto e a cavallo, quindi chiuso 1,
Lavoro a cavallo, chiuso 2, lavoro a cavallo, chiuso 3. Ancora devo avviare 3 maglie, sempre con lo stesso metodo. 1, 2, 3. E adesso lavoro e a cavallo chiuso 1. Lavoro a cavallo chiuso 2. Lavoro a cavallo chiuso 3. L'ultima volta, ancora, avvio 3 maglie. 1, 2, 3. E poi lavoro e a cavallo, aspettate che, ok, l'ho preso, chiuso 1, lavoro a cavallo, chiuso 2, lavoro a cavallo, chiuso 3. L'ultima maglia va lavorata a dritto normalmente. Nel sesto ferro, come in tutti i ferri pari, lavoro tutte le maglie a rovescio. Vedete? Così si sono formati questi quattro pippiolini che vanno a creare poi il fiore della lavanda. Adesso bisogna continuare a ripetere il ferro 5 e il ferro 6 per creare proprio tutto il fiore. Io vi consiglio di fare minimo 3 ripetizioni, però chiaramente lì sta a voi se volete farlo un po' più piccolo o un po' più lungo, basta aumentare le ripetizioni. Bene, io ho ripetuto la sequenza per 4 volte, infatti in altezza ho 1, 2, 3 e 4 pippiolini. Adesso devo andare a diminuire e quindi lavoro 3 accavallate semplici. Passo la prima maglia, lavoro la seconda a dritto e accavallo quella passata su quella lavorata, prima cavallata. Ancora passo la maglia, lavoro e a cavallo, quindi seconda cavallata semplice, passo la maglia, lavoro e a cavallo, terza accavallata semplice. Così sul ferro mi rimangono solo 3 maglie. È a questo punto che mi servono i ferri a doppia punta o i ferri circolari, perché con il filo, vedete, a sinistra, ho appena finito di lavorare il ferro con le accavallate, faccio scivolare le mie maglie sull'altra punta e porto il filo che è a sinistra, vedete, lo porto a destra. E lavoro le 3 maglie a dritto normalmente, tirando un pochino il filo. Non devono essere 3 maglie molli, diciamo così. Quindi 1, 2 e 3. Ecco qui. Sto iniziando a lavorare ad I chord. Per questa lavorazione, comunque, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Adesso sposto ancora le maglie, il filo è sull'ultima maglia verso sinistra, sposto ancora le maglie verso l'altra punta e prendo il filo del gambo, per me di questo verde, lo unisco insieme a quello del fiore e lavoro la prima maglia con tutte e due i fili. Allora, il filo del gambo deve avere una codina abbastanza lunga perché poi la dobbiamo andare a nascondere.
Quello invece del fiore dobbiamo tirare abbastanza il filo. A questo punto abbandono il filo del fiore con il colore del fiore e proseguo lavorando sempre come con la I-cord, col metodo I-cord, le maglie. Vedete, ho appena finito, sposto dall'altra parte e continuo. Chiaramente questa prima maglia sarà formata da tutti e due i colori, ma adesso li lavoro come se fosse un'unica maglia insieme e vado avanti con il verde per formare il gambo. Ho finito, sposto dall'altra parte, faccio scivolare, scusate, le maglie nell'altra punta e proseguo. Così mi si forma proprio una I-cord. Vedete, si forma questo cordoncino. Adesso chiaramente il filo del fiore non mi serve più, quindi vado a tagliarlo più o meno della stessa lunghezza della codina che ho lasciato per il filo del gambo. Poi questi due fili li dovrò fissare e nascondere. E adesso invece devo continuare lavorando ai cord per una lunghezza di gambo che mi serve per quanto mi necessita. Arrivati all'altezza desiderata, tagliamo il filo lasciando una codina per fissarlo e poi facciamo passare il filo attraverso le tre maglie. Si può fare o con l'uncinetto oppure lavorandolo in questa maniera e poi facendolo passare così lo lavoro a dritto e poi tiro il filo l'ultimo lavoro e tiro il filo e così vedete si è chiuso perfettamente. Adesso dobbiamo andare a fissare le codine e a cucire il nostro fiore. Quindi infilo un ago da maglia e poi appunto andiamo a cucire. All'inizio prendiamo la prima maglia d'avvio e ritorniamo praticamente da dove sbuca fuori il nostro filo, tanto per fermare proprio l'avvio. Poi entro di maglia in maglia, vedete che ci sono queste V. Adesso la cucitura non è importantissima, però basta che venga fatta bene. E prendo la gambetta esterna di questa V e la gambetta esterna di questa V, quindi passo da parte a parte. Così. E poi faccio la stessa cosa, ma al contrario, gambetta esterna della V che poi man mano vedete già si rigira da sola, vedete? Questa è la gambetta esterna da questa parte, questa è la gambetta esterna dall'altra. E le cucio così. Adesso da questa, dentro di qui, fuori di là. Poi anche se fate un altro tipo di cucitura, sinceramente non è un problema. Ecco, io utilizzo questa perché è abbastanza invisibile e facile e quindi si fa anche velocemente. Ecco. E andiamo avanti così fino alla fine. Ho finito la cucitura e adesso vado a nascondere tutte le codine all'interno del fiore. Questa la faccio entrare da questa parte e poi la faccio sbucare in cima. Ok. Tiro e chiaramente taglio l'eccesso. Adesso vado a farlo anche per tutte le altre codine. Ed ecco qui, il
il mio fiore di lavanda. Se lo volete rigido, basta infilare un filo metallico all'interno. Io invece lo terrò così morbido perché mi servirà come decorazione di una borsa. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto, mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!